Buonasera, ben trovato. Qui nella Casa della Cultura di Adrane oggi parleremo di questo volumetto snello, simpatico, ma dalle cui recensioni abbiamo letto ci è già un po' meravigliato il fatto che Don Pérez, con i suoi 40 anni di esperienza, ci aspettiamo un io speriamo che me la cavo versione ennesima, mentre qua invece vi siete imbarcati in una situazione di cronaca particolare, siete riusciti a coinvolgerci, tant'è bene che leggevo dalle sole recensioni che ho visto, mi portano a sapere come andrà a finire, quindi questo fatto che avete un po' romanzato e nello stesso tempo è una cronaca che... Come mai vi siete? Questo pallino del giallo è già un vostro pezzo, presi. Il pallino si chiama Aniello Milo, noi ci permettiamo di utilizzare tra l'altro una vecchia definizione, sì. Oggi vi chiamano dirigente scolastico, sì. E state lavorando a minori? No, sono il dirigente scolastico da 12 anni e da 4 sono ad Amalfi, istituto comprensivo di Amalfi. La mia passione nasce dalla storia e dalla frequentazione a Napoli, perché sono napoletano, di un personaggio famoso a Napoli, il principe di San Severo, della Cappella San Severo. Nel corso di un incontro in una seduta massonica si parlò praticamente di questo scrittore napoletano che era stato suicidato, e in quella seduta si parlava del Conte di Montecristo, quindi di Alessandro Dumas. Questa cosa mi incuriosì a tal punto che documentandomi è nata poi questo giallo, che in parte vero e in parte, diciamo, opera di fantasia. Pensi che i personaggi coinvolti, la contessa Maria Dalgran e il Francesco, il suicidato, sono dei nomi molto conosciuti a Napoli, per cui io ho dovuto, in un certo qual modo, alterare i cognomi, perché nella relazione amorosa tra Maria ebrea e lui appartenente ad una loggia massonica nel periodo del ventennio fascista, praticamente questa corrispondenza amorosa è secretata fino al 2028 alla Biblioteca Nazionale. Per cui ho ricamato un poco intorno a questa, che venga liberato, perché ormai avete creato un giallo del questo giallo. Questo epistolario finalmente venga alla luce, e ho semplicemente richiamato sul sospetto che l'omicidio di Francesco sia maturato in seno a una sua stessa famiglia da parte di un fratello invidioso di Francesco. La copertina che rappresenta Gabriele D'Annunzio, che è stato un grosso frequentatore di Napoli, mi è servito come, perché ho traslato nel tempo. Gabriele D'Annunzio è stato 3 anni a Napoli alla fine del 1800, l'ho portato nel periodo fascista. Perché? Perché la contessa fa un discorso anche rispetto alle intolleranze vecchie e nuove nei confronti degli ebrei, fa un discorso rispetto all'antiparlamentarismo che aveva caratterizzato molto la politica anche d'Annunziana, e ai populismi, argomento estremamente attuale. Per cui in questo volumetto ci sono tematiche molto attuali. C'è anche un affresco di questa Napoli massone di questi tutta primi anni del Novecento. Tutta la prima parte riguarda un'esperienza vissuta in una loggia massonica negli anni 90, la parte mia, e riguarda come si è fatto che queste logge esistono tutte già. Sì, infatti. E una sola loggia è rimasta attiva. Al
almeno dalle cronache, o è quella che più... Ah. Se una cosa è obbedienza, una cosa non le logge. Le logge sono le cosiddette officine. Immagini una grande fabbrica, ogni reparti, per cui i reparti sono le officine e l'obbedienza, cioè la fabbrica, è una cosa. Per cui praticamente a Napoli, già negli anni 90, la voce della Campania diceva che c'erano 2500 massimi affiliati alla macchineria, per cui una realtà molto composita che ha una lunga tradizione risalente proprio dal mondo di Sangro, principe di San Severo, primo maestro della macchineria. Mi fa piacere che lo citate perché nel 1750, nell'accezione popolare, nella mente collettiva del popolo, rimane quella idea di massoneria fatta di in passato di cose poco chiare, mentre invece è una organizzazione a tutti gli effetti pulita, ancora attiva, che ha dei suoi principi dinamici e che guardano al sociale. In passato ci sono stati degli eventi poco felici che hanno fatto sì che la gente ne venisse a conoscenza solo attraverso questi aspetti negativi. Parliamo degli anni 70, degli anni 80 del Novecento, in cui la massoneria venne messa quasi come caccia alle streghe. In effetti a quei tempi, come in parte anche tuttora, molti personaggi illustri dalla mente aperta, con una cultura fondamentalmente laica e libertaria, in effetti sono filo massone, affiliati alla massoneria, sono iscritti alla massoneria. Il Filangieri stesso, di cui ce ne siamo occupati non molto tempo fa, perché è stata messa in opera una porta in bronzo nella chiesa di Vico Equense, ci chiedevamo del come e del perché era in contatto con il mondo americano e con colui il quale stava approntando la Costituzione americana. La risposta è questo mezzo di comunicazione internazionale, al di sopra di qualsiasi frontiera, di qualsiasi passaporto, che era anche la massoneria. È interreligiosa, interetnica, interculturale, e ha contribuito tantissimo alla fondazione del mondo moderno. Nella prima parte questa è la prima vostra opera letteraria. No, questo è il mio secondo romanzo. Il primo praticamente è Il sepolto segreto di Raimondo De Sangre. L'ultimo testamento. Il sepolto nascosto del principe di San Severo. Perché lei sa che il corpo del principe di San Severo non è mai stato trovato. Nella realtà dei fatti la tomba della cappella San Severo è vuota. Non da adesso, da pochi anni subito dopo la sua morte. Certo. Si favoreggiava di questo tesoro e quindi gli eredi rimasti praticamente senza beni pensarono di rompere il marmo, la lastra di marmo della tomba, immaginando di far quale tesoro, e con grande meraviglia non fu già trovato neanche il corpo. Corpo che non è stato mai trovato, ma che in seguito alle vicende che racconto in questa mia prima opera, che è un'opera di natura biografica, quindi esperienza di vita vissuta, è stata citata anche nei segreti di Napoli, Napoli segreta. Sì, Napoli segreta è uno dei volumi. È stata citata come una delle opere in cui praticamente si contribuisce praticamente ad indicare una possibile cella dove attualmente è ancora sepolto il principe. Il poi doveva essere il suo vecchio laboratorio, non è stato mai grande. Ipotesi da considerare da me. I nostri auguri, Preside, noi allora a questo punto la seguiremo con maggiore accanimento, perché vogliamo saperne di più e vogliamo sapere anche e soprattutto le attività. Uno dei prossimi volumi potrebbe essere proprio non la storia della massoneria a Napoli. Sono sicuro che avete appunti nel cassetto. Sono un piccolissimo, ci sono delle storie della massoneria che sono già molto belle. Anche perché la rivista puntuale che viene mensilmente pubblicata, la rivista... È una rivista massonica dell'obbedienza... C'ha un titolo particolare che non...